Marcello Minenna, direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha annunciato che i tabaccai saranno esentati dall'obbligo di accettare pagamenti con carta di credito per quanto riguarda i tabacchi e i valori bollati secondo una nota della Federazione Italiana Tabaccai l'annuncio completato, l'istruttoria propedeutica all'esenzione dall'obbligo è stato dato alla categoria nel corso di T2000 in tour di Catania siamo molto soddisfatti, dichiara il presidente nazionale Mario Antonelli, è questa un'istanza che portiamo avanti senza risparmio di energie da molto tempo, la bassa marginalità di questi prodotti e servizi infatti, conclude Antonelli, mal si concilia con i costi di transazione della moneta elettronica. Buone notizie per gli automobilisti! I prezzi dei carburanti sono ancora in discesa. In particolare, secondo la media settimanale calcolata dal Ministero della Transizione Ecologica, nella settimana scorsa dal 17 al 23 ottobre la benzina si trova a 1,691 euro al litro pari a meno 6,35 centesimi. In calo anche il diesel, che risulta a 1,880 euro al litro pari a meno 2,59 centesimi rispetto alla settimana precedente. L'Istituto Nazionale di Statistica, all'interno del report Livelli di Istruzione e Ritorni Occupazionali nel 2021, ha rilevato che nel nostro Paese le donne sono più istruite degli uomini. Nel dettaglio, il 65,3% ha almeno un diploma contro il 60,1% tra gli uomini, e le donne laureate arrivano al 23,1% contro il 16,8% tra gli uomini, differenze ben più marcate rispetto a quanto osservato nella media dell'Unione europea. Tuttavia, precisa l'Istat, maggiore istruzione non significa vantaggio nel mondo del lavoro. Il tasso di occupazione femminile infatti è molto più basso di quello maschile, 55,7% contro il 75,8%. CNH, gruppo leader mondiale nella costruzione di macchine agricole, ha inaugurato il primo Dynamic Simulator dedicato al settore agricolo. Il simulatore virtuale consente un miglioramento delle prestazioni dei trattori e anche di verificare il comportamento dinamico della macchina prima che questa venga messa in produzione. Oggi siamo qui per inaugurare il simulatore, il primo esempio di simulatore nel campo agricolo. Fino adesso questa tecnologia veniva utilizzata solo nel campo automotive. Sapete che noi ci troviamo qui a Modena, nella Motor Valley e chiaramente l'innovazione della tecnologia che è sempre stata valida sul settore automotive adesso lo stiamo trasportando sul settore agricolo e l'orgoglio è che è l'unico simulatore che esiste al mondo su questo campo. Quindi un orgoglio di New Holland e di CNH Industria. Questo è un simulatore eh, dinamico, non è un simulatore virtuale, quindi non i classici occhiali che si mettono in testa, è un simulatore per l'appunto dinamico in cui ci sono proprio le gambe e la cabina vera, dei... tutti i modelli nostri trattori possono essere montati, montati su questo simulatore che è una specie di ragno per recepire tutte le informazioni di un trattore in una situazione sicura per l'operatore, sostenibile perché non c'è emissione di CO2 in quanto è virtuale, ma reale. Coopera con l'università soprattutto di Modena e di Reggio Emilia. Abbiamo per l'appunto solo nel 2022 assunto 150 ingegneri che è la maggior parte provenienti da, da queste realtà. In Italia abbiamo tre centri di ricerca e sviluppo, eh, il più importante forse è Modena, poi a Lecce e a San Piero in Bagno. Quindi diciamo che Modena è il polo più importante soprattutto per lo sviluppo di trattori di bassa e media potenza.